Amici, ciao, benvenuti sul canale. Io sono Lilla, se ancora non mi conosci, questo è un canale di video creativi, video divertenti, video sulle bambole e sul DIY, quindi molto spesso facciamo cose. Oggi ho comprato, suggerito da Amazon, dei vestiti per bambola. Questi sono dichiarati per Barbie, ma vanno bene anche per le Blight, perché ultimamente post-Covid, insomma, siamo ancora in pandemia, ma la mia Blight è praticamente senza vestiti. Siccome sto aspettando anche una Barbie che mi è sempre stata consigliata da Amazon, arriva domani, sono curiosa di vedere se Amazon mi consiglia delle sorprese o delle ciofeche. Tanto, prima sorpresa, il pacchettino non me l'aspettavo. Io mi aspettavo una scatola di cartone ed è super cute! Vi lascio ovviamente il link dove ho fatto l'acquisto qua sotto nell'info box. Allora, bellissimissimo, manifattura Miunana, ha anche lo store. Dovrò andare a vedere. Allora, intanto, complimenti, il pacchettino ci piace tantissimo. Andiamo a vedere come aprirlo. Devo tagliarne un pezzo. Sono super emozionata, spero davvero che non sia una ciofeca. L'ho pagato intorno agli 11 euro. Vediamo un po'. Allora. Oh, 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 vai dritta. No, vai dritta. Perché sono sempre... Ah, c'era l'apertura facilitata qui. Ok, vabbè, errore mio. Apro. Wow, io non ho capito, ma riportava la scritta tipo fatti a mano. Queste scarpe ce le ho già, no, quasi tutte. Questa forse no, questa sì, chi segue da tanto il mio canale lo sa, queste ce le ho. Ok, ok, sono molto carine, dopo ve le faccio vedere in una carrellata. Andiamo a vedere i vestiti, sono molto curiosa. Allora, primo vestito, jeans, ok? Vi ripeto che queste vanno sia alle LOL, sì, sia alle LOL. Ciao ragazzi, buon appetito! Volevo dire sia alle Blight che alle Barbie. Questo forse è un po' lungo? Comunque, questi vanno veramente fatti a mano, cioè guarda, sono cuciti, comodissimo col velcro. Questi già sono super utili. Ovviamente trovate le foto anche sul mio Instagram. Ma che bello ragazzi, ma questo è bellissimo, sempre un pantaloncino, però fatto come se fosse un po' modello business, la stoffa è qualcosa di carinissimo. Aspetta un momento che te lo metto qua, che forse spara flash a meno, dovrò stirarlo, ho fatto una piega. Comunque uno e uno, belli, e quindi e siamo già due pantaloni, poi tre... bellissimi, vabbè ragazzi, questi sembrano un po' quelli che mette mia mamma per andare in giro, ma sono molto belli. Bella, ah ragazzi, guardate quanto è stata brava la persona, mi ha tagliato il davanti con più fiori. Questi sono carinissimi. Poi andiamo avanti, vedo un paio che sembrano mini puntini, mini pois. Questo non mi fa impazzire perché il filo bianco l'avrei visto più nero, perché o blu, perché almeno non si vedono le cuciture, però non è male. Mi ricorda un po' un paio di pantaloni della Barbie che già ho, di Barbie Chef. Ah, tra l'altro questi sono a zampa, particolari, anni 70. Poi questi molto... Allora, il modello praticamente è sempre lo stesso, cambiano le stoffe, saranno tipo degli scampoli. Questi vanno tipo super larghi nella vita della mia Blight, però ok, magari glieli stringo io facendo così. Molto carini, davvero belli. Oh, ma c'è anche il di sopra, le magliette. Maglietta numero uno, in maglina, e ha un colore rosa piuttosto acceso, e dietro si dovrebbe infilare molto semplicemente perché si apre tutta. Ah, ottimo. A volte ci sono delle magliettine cucite qua. Ok, allora non mi fa super impazzire perché è tagliato a vivo. Tagliato a vivo vuol dire che è passato solo con le forbici, però probabilmente in foto potrebbe fare la sua figura. Ok, è molto larga mi sembra per la Blight. Poi vediamo questo. Oh, questo toppettino più sciccosino, ha le maniche decisamente più corte e poi ha un pizzo
Questo non vedo l'ora di provarlo. Ovviamente poi scegliamo un outfit. Poi una maglietta bella, questa mi piace molto, ne ho una similissima dell'Adidas con cui vado a correre. Mi piace, è bello anche il tessuto, un po' tipo spugnosetto. Bella, vediamo se le maniche sono dritte. Sì, secondo me questo va tutto stirato, perché sono un po'... vedi? Comunque sì, anche questa è carina tutto sommato. Ho ancora... oh, questo era il pezzo che forse mi incuriosiva di più, nel senso che l'avevo intravisto nelle foto degli utenti. Da quello che ho capito arrivano abbastanza randomiche. Oh, questa mi piace un sacco, questa maglietta la metterei anch'io. Le maniche sono di pizzetto e poi la stoffa è una fantasia molto, molto carina, molto school, molto preppy. Ultimo pezzo, è un monospalla. Non mi fa impazzire questo colore, che è quasi un giallo senape, ma non è. Non so se si vede. Mi piace il modello, ma il colore non mi fa proprio impazzire. Però sicuramente troverò un abbinamento. La cosa molto buona è che mi sembra molto piccola e quindi starà sicuramente alla mia Blight. Mentre vedi che è un po' più, sono più grosse le magliette. E per carità, uno le tiene anche sblusate. Allora... calcoliamo, dovrebbero essere 1, 2, 3, 4, 5 pezzi da una parte e 1, 2, 3, 4, 5 pezzi dall'altra. Il tutto pagato 11 euro e adesso andiamo ad aprire le scarpette. Per chi non lo sapesse, nei miei video c'è un momento oppure dell'acqua. Non si sa come mai, ma in tutti i miei video compare o l'acqua o il momento relax. Va bene, basta fare le dementi. Allora, ok, queste ve lo ripeto, non vanno assolutamente bene per le Blight. E alcune secondo me non andranno bene neanche per le Barbie, perché mi sembrano piccole. Però lo scopriremo domani quando mi arriverà la Barbie e voglio assolutamente spacchettarla con voi. È una Barbie che aspetto da un sacco di tempo. Allora, nel sacchetto ho trovato 10 scarpe. Devo dire che da piccola sarei impazzita per un set simile. Adesso forse, non lo so, un po' meno. Mi sembrano sempre la brutta copia delle scarpe After Eight, i cioccolatini ovviamente. E le Monster High, cosa stavo dicendo? Non lo so, il mio cervello è partito. Comunque sia, sono carine. Ripeto, da piccola forse sarai impazzita. Oggi come oggi, avendo in mano molto spesso le scarpe delle Blight, che sono in realtà delle scarpe identiche alle nostre, queste percepisco molto, diciamo, la plasticazza. Però che dire, cioè, sono carine, sono anche molto originali. Che dite? Io direi che se trovassi queste nere tutte piene di perline, nella vera verità le indosserei. Freddy, adesso tocca a te, togliti la pigna e vestiamoci. Oh. So che non è propriamente lo stile di Freddy, ma potrebbe diventarlo. Voglio provarlo però anche su una Barbie, quindi vediamo un po' se anche Barbie si può cambiare, anche perché sto vestito, mamma mia, sarà originale, ma non si può vedere. Sì, in effetti, Mattel ogni tanto impazzisce. Allora, ho tolto alla mia Barbie queste, che sono delle sneakers che amo alla follia, tra l'altro, per metterle queste. Ecco, come potete notare, entrano perfettamente, ma sono, non, cioè, la dimensione è sbagliata. Ora vi faccio vedere appoggiandole per terra cosa intendo. Intendo che la suola è per aria, non c'è modo, cioè se io dovessi metterla così, la Barbie rimane così, e no, tu devi stare così. Quindi scarpe non lo so, però l'outfit mi piace, l'outfit è carino. In definitiva, questi vestiti li trovo molto carini, soprattutto se come me hai la passione più che altro di fotografare le tue bambole, oppure se vuoi fare un roleplay, immagino tu possa fare tipo il negozio dei vestiti se sei piccolo, o se sei grande e giochi ancora, non è un problema, ok? Oppure se vuoi fare lo stilista, mi sembra una cosa carina. I vestiti hanno una qualità media,
Le stoffe sono molto belle, la fattura non è eccelsa, però, come ad esempio questa, però rendono. Quindi se con 11 euro ti porti a casa 5 magliette, 5 pantaloni e una caterva di scarpe, secondo me è più una sorpresa che una ciofeca. Ma fammi sapere tu che cosa ne pensi. È una sorpresa o una ciofeca? Ti aspetto anche domani sul canale perché ci sarà un altro video e potremo stare ancora un po' insieme. Io vengo a leggervi nei commenti, lasciatemi qualche cuore, qualche like e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Io vi saluto, ma prima vi stretto di affetto. Ciao, ciao, ciao! Wow.